Zidane finalmente ha mostrato i cheat che utilizza. Enemba.com, il miglior sito per acquistare crediti, abbonamenti, giochi per qualsiasi tipo di piattaforma, ha dei prezzi davvero super super fantastici. I prezzi più bassi rispetto a tutti i siti concorrenti. Inoltre con il mio codice sconto Gian avrete un ulteriore 3% di sconto e si applicherà ai prezzi già super scontati del sito. Utilizzo questo sito di solito per comprarmi i crediti e poi successivamente cambio i code points con la quale mi shoppo armi e il season pass. Tutti quanti link in descrizione, ragazzi, mi raccomando passateci e fatemi sapere i vostri acquisti. Ragazzi, sono serio, 2-3 giorni fa è uscito un video dove Aidan durante una sua live ha preso la webcam e l'ha girata appunto sul suo schermo facendo vedere quale tipologia di cheat utilizza. Ovviamente ragazzi faremo un discorso dietro, cercheremo di comunicare anche voi. Ragazzi, scrivetemi tanti commenti, voglio veramente sapere tutte quante le opinioni, voglio creare una sorta di conversazione, di discussione, voglio che appunto ci scambiamo i vari pareri, mi raccomando, in maniera cordiale, senza insultare, senza nulla, però sì, ecco, voglio sapere la vostra e questo è il motivo principale per cui faccio questo video. Come stavo dicendo, 2-3 giorni fa è uscito un video, una clip dove Aidan ha mostrato i trucchi che utilizza. Facciamo così, vi mostro subitissimo la clip e poi ne parliamo, ne discutiamo e vediamo un pochino i miei pareri personali. Okay, so I just line this up, so watch. Will you hold this for them and show them? This guy's fucking cheating. All right, go back to that spot, Scumman. I'm gonna show my chat. Okay. So see how the red dot is there, chat? You basically line it up and watch. I'm just gonna shoot and it's gonna kill him. You guys see? There you go. That's it, hun. Ok ragazzi, avete visto la clip e molto probabilmente non vi sarà chiaro quello che è appena successo, come ha fatto ad ucciderlo in quel modo. Non vi preoccupate, anche a me appunto è successo, non l'ho capito subito, ho dovuto riguardarmela 4-5 volte sinceramente. Appunto chi magari è più esperto di queste cose l'avrà già visto. Ora la riguardiamo e si può vedere Aidan che prende la sua telecamera, la gira verso la minimappa e ci fa vedere il segreto per sfruttare al 100% l'UAV. Sì, è impossibile da dire così, sembra una cosa assurda, in realtà ragazzi è questo segreto, una linea che parte dal puntatore e che appunto interseca la minimappa, penso si possa dire così, comunque che passa attraverso tutta la minimappa. Il senso di questa cosa qual è? Sfruttare, come dicevo, al 100% l'UAV. Avendo un'estensione del proprio puntatore si possono appunto affrontare dei gunfight molto più puliti, molto più decisi. Vi spiego perché: sapendo la posizione, magari avete l'UAV attivo, giocando di minimappa, una volta si giocava veramente tantissimo di minimappa, soprattutto sul multiplayer si giocava quasi solo di minimappa, guardando la minimappa e allineando il nostro puntatore con il pallino del nemico tramite questa linea che si mette, penso tramite qualche cheat, noi riusciamo ad uscire da uno spot e avere già la mira quasi puntata sul nemico, quindi avere quel piccolissimo errore, quel piccolissimo margine che ti fa dire quasi minchia come ha fatto, è un aimbot, wallhack, chi più ne ha più ne metta, ecco, qualsiasi tipo di cheat potrebbe farti venire il dubbio. In realtà magari è una semplice linea, come in questo caso, che fondamentalmente non fa tanto, ok? Aidan è fortissimo, detentore di 1000 record, fa di quelle giocate, si fa i full team. Non sto dicendo appunto che questa cosa vi permetterà di diventare come Aidan, assolutamente no. Aidan è super forte, di questo appunto ne sono super sicuro. Una considerazione però che voglio fare su questa cosa è: secondo voi ragazzi cambierà qualcosa ora che si è vista questa minimappa un po' truccata, un po' cheatata? Dal mio punto di vista non va ad intaccare troppo la persona, cioè nel senso guarderò comunque Aidan e dirò minchia è fortissimo, però se ci penso bene perché non l'ha messo subito a streaming? Se io avessi fatto una cosa del genere, che appunto non va a farmi qualcosa in automatico, devo comunque utilizzare il mio cervello per fare qualche azione ancora più perfetta, quindi è comunque un'abilità. Anche guardare la minimappa con questa cosa ovviamente te la facilita, però è comunque un'abilità, non è come un aimbot che ti fa tutto da solo o un wallhack che ti permette di prevedere le mosse del nemico, non è la stessa cosa. Quindi la mia domanda è: perché non l'ha fatta vedere direttamente in streaming? Dalla schermata di gioco è nascosta, mentre se lui gira la webcam si vede. Perché devi nascondere una cosa del genere? Questo mi fa molto più pensare che appunto volesse nasconderla. E non lo so ragazzi, cioè da una cosa del genere magari uno può pensare male anche di altre cose, che ne so, se uno ti nasconde una cosa è probabile che possa nascondertene 2, 3, 4, 5 e chi più ne ha più ne mette. Io non capisco queste varie mosse che fanno di mostrare queste cose poi spiegarle, poi non lo so raga, veramente è un po' tutto strano.
Ed è per questo che voglio chiedervi a voi: secondo voi è considerabile cheat? Per una cosa del genere bannereste un pro player? Vi sentite presi in giro guardando i suoi gameplay ora che sapete che utilizza questa cosa? Non lo so ragazzi, io sinceramente reputerò sempre Aidan un player super forte, però un pochino preso in giro, un pochino vi dico che mi ci ritrovo in questa mia affermazione. Per cui ragazzi, voglio che riempiate qui sotto la casella dei commenti, voglio sapere tutto quanto, scrivete quello che vi pare, ovviamente rimanete sereni, non insultate, spiegatemi il vostro punto di vista, creiamo un pochino di interazione. Vi ricordo tutti gli sponsor, eneba.com, codice sconto Gian per avere un ulteriore sconto. Grazie mille a tutti nel supporto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like, un commentino e bella!